Maresca, buonasera, saluti, bentrovati. Si è appena concluso un importante incontro dedicato alla penisola sorrentina e ai problemi della prospettiva. Sappiamo che voi siete uno dei motori attivi che ha voluto convocare questa grossa assemblea di personalità importanti come il professore Auricchio, Uricchio, il dottore Russo, il dottor Coppola. Le impressioni finali, il risultato, se dovessimo stilare un documento finale, che cosa ci andremo a scrivere? Lo stato di salute della penisola sorrentina sotto questo aspetto in che condizioni è? Sotto questo aspetto è in condizioni, direi, molto confortanti, perché abbiamo sicuramente individuato i fattori di rischio e l'epidemiologia, sarebbero i numeri, le reali incidenze del problema. Ne abbiamo visto illustrato, anche se ne abbiamo illustrato, ne abbiamo illustrate le cause, quelle dimostrate e quelle ipotizzate, ma soprattutto abbiamo tracciato delle linee diagnostiche e terapeutiche utile ai pazienti, abbiamo dato dei punti di riferimento importantissimi. Due erano già noti alla popolazione, perché quasi tutti i pazienti per queste problematiche si rivolgono al dottor Russo, al dottor Corporo, che sono i medici della penisola, e abbiamo fatto sì che conoscessero anche uno dei maggiori chirurghi urologi italiani, senza dubbio quello che dal punto di vista tecnologico è più avanzato. Il fatto di far conoscere alla popolazione, incrementare loro la sensibilità verso questa patologia, il fatto di aver ottenuto la loro attenzione e stimolato la loro curiosità, il fatto di aver proposto delle strade da seguire in caso si trovino in difficoltà, il fatto oltretutto di aver un po' dimostrato come una papillola bruttissima come carcinoma della prostata si cura benissimo, e come ha detto il professor Uricchio, molti uomini affetti da questa malattia muoiono con il cancro della prostata, non per il cancro della prostata, perché sopravvivono a lungo e poi se raggiungono altre cause. Abbiamo sentito delle cose meravigliose. Questi cinque fatti che ho elencato insieme rappresentano per noi un umile ma consistente successo. Abbiamo sentito degli approcci per quanto riguarda la diagnostica e per quanto riguarda la terapia, sì, che spaziano dal vapore acqueo al laser più complessi. Io abbiamo preso una visione, diciamo così, anche in termini semplici ed esemplificativi, come voi, saggista moderatore, avete indicato ai relatori. Devo precisare, per cancro della prostata esiste una radioterapia, una terapia di attesa, come dicevo io, perché molto spesso si può seguire e non operare, esiste la chirurgia, meglio quella robotica. Per malattie benigne della prostata, che sono quelle che riguardano molti pazienti over 60, over 70, malattie benigne non il cancro, esistono quello che diceva lei, la vaporizzazione di un laser per aver chiamato, e ad altri sistemi che sono ancora adesso, stanno per essere implementati e che presenteremo prossimamente. Ci riserviamo, mi permetto di dire, che ci riserviamo di fare incontri come questi, che sono sia scientifici ma soprattutto divulgativi e informativi verso la popolazione. Il prossimo, molto probabilmente, ve lo annuncio, sarà sulla serie. Vi ringrazio. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie.